Il tenore Alfio Vacanti presenterà a Carlentini stasera il suo primo libro, Dagli echi della notte. È una presentazione spettacolo assieme a Margherita Guglielmino, direttore editoriale della Cartago Edizione, che appunto ha dato, è la casa editrice che ha pubblicato questo primo lavoro di Alfio Vacanti. Che emozione ti dà stasera Carlentini, ti darà stasera Carlentini in questa presentazione spettacolo? Beh, sicuramente una grande emozione perché ritorno nei miei luoghi di origine, sono lentinese di origine, ma sono sempre stato a contatto. Lentini e Carlentini hanno una grande storia in comune, quindi sicuramente ringrazio il comune, il sindaco e la Proloco che hanno creduto in me in qualità di figlio siciliano e figlio del territorio e hanno deciso di promuovere questa serata al fine di valorizzare la cultura del territorio che non deve andare solamente fuori, e questo anche merito della Cartago Editrice perché cerca di puntare sulla sicilianità, che è anche corretto. Ecco, la sicilianità che hai tu esportato in tutto il mondo, la tua arte, la tua voce fa parte oramai tra i tenori più importanti del mondo. Ecco, una sensazione, cantare fuori con l'animo siciliano, che sensazione è? Ma è un'emozione grandissima che hanno provato tutti i grandi siciliani che sono andati fuori, per citare un nome ad esempio di Stefano. Fuori si ha quell'emozione di una terra che si porta nel cuore, quindi si cerca di trasmettere quelle emozioni che la quotidianità e le reazioni popolari e lo strato nel quale si vive giustamente donano. Tornare nei propri luoghi di origine dà un'emozione che si può espletare a 360 gradi, anche perché nel momento in cui si decide anche di cantare nella propria lingua, sicuramente c'è uno strato permeativo di gran lunga maggiore, c'è uno stato empatico molto più grande, quindi non si va solamente sull'emozione, ma anche proprio sull'appartenenza. Ecco, questo è il tuo primo libro, ci sarà un seguito, un trittico magari da poter Sì, proporre? sicuramente, perché questo è il Anzi, una primo di una. trilogia, diciamo Questo è che il, sì, il trittico, andiamo sull'over, però sì, questo sarà il primo di una trilogia, è proprio un romanzo studiato al fine di dare sia un approccio didattico ma anche una sorta di esperienza, una sorta di evoluzione, quale se non il periodo natalizio è uno dei periodi migliori proprio per questo risveglio e questa rinascita proprio per il contatto con l'io.